Serata molto ma molto importante per la Juventus di Max Allegri, che vince contro l'Hellas Verona ed ottiene 3 punti letteralmente fondamentali. È una Juventus che dopo non so quanto tempo, non so quante giornate, non so quante ore, quanti mesi e quanti anni, è una Juventus che torna in vetta alla classifica in Serie A. Ed è un momento storico per la Juventus, che finalmente ritrova quell'entusiasmo e quella voglia di credere in un obiettivo chiamato Scudetto. Analizziamo tutto insieme oggi qui su FCM News Sport. Io per questa analisi post partita, come sempre, vi chiedo il solito supporto, e quindi se vi va iscrivetevi attivando la campanella notifica e lasciate un like a questo contenuto. E soprattutto la domanda prima, la primaria, la più importante è qui sotto nei commenti: con questa vittoria, con questi 3 punti che consentono alla Juventus, anche se soltanto per una giornata, ma consentono alla Juventus di scavalcare Inter e Milan, e quindi al primo posto, questa è una Juve da scudetto. Ora ci deve credere la Juventus, ora non ci sono più scuse, ora siamo di fronte a una Juventus che deve combattere per lo scudetto. Beh, sicuramente non abbiamo visto e non vediamo da questi ultimi 2 anni una Juventus che gioca un calcio straordinario, che gioca un calcio ai livelli, non so, del Barcellona o del Manchester City di Guardiola. Però sicuramente una Juventus che ha ritrovato una fisionomia quest'anno, ha trovato una nuova fisionomia che può portare a qualcosa di importante, sicuramente a qualcosa di più solido, perché si vede da questa Juventus che forse manca quella sicurezza che ti davano i leader e soprattutto i giocatori d'esperienza, perché non ci dimentichiamo che questa è una Juventus che negli ultimi anni ha perso tante figure importanti a livello di spogliatoio, a livello di leadership. Mi viene in mente il nome di Cuadrado, mi viene in mente il nome di Bonucci, gente come Di Maria, gente come Paredes, insomma sono tanti i giocatori che la Juventus negli ultimi anni ha perso, eppure questo è un Juventus che ritrova entusiasmo attraverso i giovani, attraverso una compagine di giocatori che è sicuramente più giovane ma che ha molta più voglia e che ha portato con questi 3 punti di stasera a una vetta inaspettata, perché ora si fa sul serio, ora la Juventus deve inevitabilmente, dopo 10 giornate di campionato, pensare quantomeno di poter essere alla pari delle altre, di potersi giocare questo scudetto, approfittando anche di un periodo non esattamente idilliaco per le altre, perché l'Inter, che giocherà appunto domani, ha comunque mostrato delle lacune, perché abbiamo visto il passo falso fatto qualche settimana fa col Bologna, col Sassuolo, e quindi è un Inter che comunque non è battibile. Il Napoli abbiamo visto che non è lo stesso livello di quello dello scorso anno, non è più il Napoli imbattibile di Luciano Spalletti, non è più il Napoli che becca quegli acquisti incredibili come Kino e Kvaratskhelia, piuttosto prende i giocatori come Lindstrom e come Nathan, che sono più degli oggetti misteriosi che non delle certezze. E poi c'è un Milan che inevitabilmente non si può che dire che è un Milan fino ad ora deludente, perché è vero che in questo momento è terzo in classifica a soli 3 punti dalla vetta, cioè dalla Juventus, e fa strano soltanto a dirlo, però bisogna dire la verità, è un Milan che fino ad ora ha un po' deluso, è un Milan che è stato battuto alla Juventus, quindi anche da questo punto di vista la Juventus sa che a San Siro ha detto la sua e ha vinto contro il Milan. E ricordiamoci che un Milan che dopo 3 giornate in Champions League ha fatto 0 gol, quindi c'è qualcosa evidentemente che non va. Ed è una Juventus invece che quindi può guardare dall'alto queste squadre, anche in virtù di un calendario che, come vi dicevo qualche giorno fa, non può che sorridere alla Juventus. Perché? Perché in questa gara, questa con l'Hellas Verona, diciamo che i 3 punti erano non scontati, perché io non sono dell'idea che nel calcio non c'è niente di scontato, e soprattutto in questo contesto di una Juventus senza grandi figure di riferimento e senza grandi leader, non possiamo parlare di una Juventus che sicuramente batte tutte le squadre, no, però era pronosticabile quantomeno la vittoria della Juventus contro il Verona. Andando avanti ti rendi conto che ci sono delle insidie, ma che sicuramente la Juventus può fare degli ottimi risultati. Per esempio domenica prossima la sfida sarà contro la Fiorentina, e lì ci sarà da capire la Fiorentina che intenzioni ha a livello di classifica. Sicuramente Fiorentina-Juventus è una partita che storicamente a Firenze vivono come poche altre. E poi il sabato dopo c'è, quindi prima della sosta, Juve-Cagliari. La Juventus quindi può consolidare questo periodo prima della sosta, in cui l'Italia di fatto si giocherà la qualificazione, ma vabbè, può consolidare la vetta. E se dovesse vincere queste 2 sfide, beh, le cose si mettono bene. Perché tutto questo? Perché ricordiamoci che domani è una giornata fondamentale per il campionato, in cui si sfidano
tutte le grandi squadre fondamentalmente, perché la Fiorentina va a sfidare la Lazio. Ricordiamoci questo scontro molto importante tra Fiorentina e Lazio, ma gli scontri più importanti sono altrove. Al Diego Armando Maradona Stadium, ad esempio, si sfideranno Napoli e Milan. In questo momento parliamo della terza e della quarta in classifica. E per la Juventus prendere punti su una delle due, beh, già sarebbe un grande passo avanti. Ricordiamoci, anzi, vi dico fin da subito, vi chiedo quindi da subito, secondo voi, se può essere più interessante, più conveniente la Juventus la vittoria di una o dell'altra, eventualmente ditemi di chi, o eventualmente un pareggio, perché c'è chi pensa invece che un pareggio tra Napoli e Milan potrebbe essere perfetto per la Juventus, perché la Juventus rimarrebbe al primo posto a 23, il Milan sarebbe a meno 1 e manterrebbe una buona distanza dal Napoli. A quel punto ci sarebbe già un più 5 sul Napoli. E dire più 5 sul Napoli oggi può sembrare una banalità, ma se pensiamo a qualche mese fa, quando il Napoli staccava la Juventus di 15 punti e dava 5 gol a Maradona Stadium proprio alla Juventus, beh, evidentemente le cose poi non sono così normali. E quindi, secondo me, il pareggio potrebbe essere la soluzione più interessante per la Juventus. Ma non ci dimentichiamo che invece a Milano, quindi a San Siro, alle 18, quindi di fatto due ore prima della sfida del Maradona tra Napoli e Milan, ci sarà un altro big match che secondo me può essere altrettanto importante, perché forse non ci saranno i fischietti per sfidare, per abbattere la voglia di Romelu Lukaku di far gol, ma comunque ci sarà un clima incandescente in cui l'Inter potrebbe perdere punti. Dico potrebbe, perché la Roma fino ad ora ha fatto meglio in Europa League che non in campionato. Però comunque questa è una sfida che io non mi sento di dare sicuramente a vantaggio dell'Inter. Anche perché l'Inter, ripeto, nelle ultime settimane mi è sembrata un po' meno brillante del solito. Per cui anche un ipotetico passo falso dell'Inter potrebbe essere in questo momento manna dal cielo per la Juventus, perché anche soltanto un pareggio consentirebbe a Juventus di rimanere in prima linea, quindi prima in classifica, a pari punti con l'Inter. È chiaro che una vittoria invece dell'Inter contro la Roma di José Mourinho, altro ex delicatissimo insieme proprio a Lukaku, beh, porterebbe l'Inter a 25, quindi scavalcherebbe ancora una volta la Juventus. Ricordiamoci però un altro aspetto, che io vi ho fatto il discorso prima della sosta. Ecco, prima della sosta ci sono altre sfide interessanti, perché come ho detto la Juventus gioca con Fiorentina e appunto Cagliari. Ma l'Inter non è messa mica meglio, perché l'Inter andrà sabato 4 a sfidare l'Atalanta a Bergamo, e io credo che quella possa essere una gara più difficile anche rispetto a quella di casalinga con la Roma di José Mourinho, per come la vedo io, perché a Bergamo è sempre difficile vincere per chiunque. E poi prima della sosta avrà un Inter Frosinone, che sembra una partita banale, ma occhio, perché questo Frosinone, diciamo, trascinato da Mattia Sulè, potrebbe essere davvero pericoloso. Secondo me il calendario più facile in questo momento c'è il Napoli, perché al di là della sfida di domani comunque giocherà poi prima della sosta con Salernitana fuori casa ed Empoli in casa. E occhio invece anche al Milan, che come detto giocherà ci sarà questa sfida importante proprio contro il Napoli. Però diciamo che non è poi così semplice il cammino neanche per i nerazzurri, a parte perché comunque fondamentalmente c'è il cammino Champions, su cui secondo me si focalizzerà il Milan. E poi ci sono sfide come quella con Fiorentina e con Sassuolo, che sono secondo me temibili per questo Milan, che sta perdendo certezze, perché Leao non sembra più lo stesso, Theo Hernandez sembra aver perso, diciamo, quel motore che spingeva quella squadra, il Milan, proprio in campionato. Per cui io credo che ci siano buone possibilità per terminare per la Juventus prima della sosta in buonissimi risultati. Staremo a vedere, a questo punto sarà importante la gestione di Max Allegri, capire se vorrà spingere un po' di più verso quello che è l'acceleratore, oppure contenere e cercare sempre di dire no, vabbè, quarto posto, manteniamo il quarto posto. Io sono convinto che in testa Allegri ce l'ha sì la parola scudetto, ancor di più dopo questa serata dove vince appunto contro l'Hellas Verona.